Buongiorno, oggi vi mostrerò una manovra salva spalle mentre andate ad eseguire le trazioni alla sbarra. Fermo restando che a mio avviso questa manovra deve sempre essere messa in pratica quando state eseguendo le trazioni alla sbarra per eseguirle in modo corretto. Perché questo? Perché mi sono accorto che tantissimi ragazzi praticano trazioni alla sbarra e tantissimi ragazzi, dopo un po' che hanno iniziato a praticare trazione alla sbarra, avvertono fastidi o direttamente alla spalla o in via riflessa problemi all'articolazione del gomito. Quindi, andando a vedere un po', la maggior parte delle persone che eseguono le trazioni, mi sono accorto che la maggior parte dei ragazzi o anche delle ragazze che praticano questo esercizio vanno a sbagliare, diciamo, la traiettoria del gomito durante l'esecuzione delle trazioni. Questo è un primo video, penso che nessuno abbia mai fatto un video in cui si è andato a parlare della posizione del gomito durante le trazioni, però questo vi assicuro che andare a capire come si muove il gomito durante l'esercizio vi può salvare la spalla o il gomito, e nel percorso di apprendimento dei vari esercizi poi del calisthenics sarà un ottimo modo per andare a potenziare maggiormente i muscoli della tirata. Allora, vi faccio vedere anche un video in cui vi mostro come secondo me andrebbero eseguite le trazioni e poi a seguire una versione, diciamo, classica con cui abitualmente i ragazzi esercitano questo esercizio nelle palestre. Come potete vedere in questo primo esercizio, il gomito nella prima fase del suo movimento punta verso il basso, e si allarga quando l'omero, diciamo, si posiziona in una posizione più sicura e poi da lì esce per fuori. A differenza invece di questo movimento in cui il gomito subito alla partenza butta per fuori. Cosa succede in questi due esempi di trazioni alla sbarra? Che nel primo caso, quando vi ho fatto vedere che da questa posizione il gomito, ok, punta verso il basso, cosa succede? Puntando verso il basso, l'omero, diciamo anche il gomito avanza, l'omero si trova in una posizione più congeniale, stressa meno, diciamo, tutte le strutture articolari della spalla, e quando l'omero, diciamo, si trova in una posizione più agevole, all'incirca 90, incomincia la sua uscita all'esterno. Questo vi permetterà di salvarvi le spalle, conflitti, infiammazioni sovraspinato, capo lungo del bicipite, eccetera, eccetera, eccetera. La spalla è incasinatissima, basta niente per farsi male, ma per rimettersi a posto passeranno i mesi, ok? Quindi faccio questo, abbasso e poi vado in fuori, ok? Il gomito va in fuori. E tac, questo. Se noi andiamo ad analizzare un po' questo movimento di trazioni, sembra quasi più una remata verticale, quindi da questa posizione abbasso e poi esco fuori. Questo mi permette di andare a toccare bene la sbarra con il petto e poi ritorno esattamente nel movimento. Ok, così, tac, e fuori. Quindi, prima parte, il gomito punta verso il basso, posiziona, diciamo, l'omero in una posizione di sicurezza per la spalla e da qui butta in fuori, ok? A differenza invece della posizione del secondo movimento che vi ho fatto vedere, che cosa succede? Invece il gomito butta subito in fuori. Buttando subito in fuori pone grandissimo stress sull'articolazione, perché buttando fuori proprio già quando il braccio e quindi l'omero è sopra la spalla, io spingo in avanti l'omero stressa tutte le strutture, tendine, articolari dell'articolazione, crea quel famoso conflitto, e dai oggi, dai domani, questo genera grandissimi problemi all'articolazione. Ma perché i soggetti eseguono questo movimento di trazione alla sbarra? Principalmente per due motivi: carenza di forza, carenza di mobilità. In primis carenza di forza, perché vi accorgerete che se volete far partire il movimento puntando in basso il gomito non sarà così semplice, dovete riadattare il gesto, prepararvi, però vi assicuro che questo vi porterà grandissimi giovamenti. E in seconda battuta, i soggetti generalmente sono molto rigidi nell'eseguire le trazioni, quindi cosa succede? I soggetti apprendono la sbarra, quindi sono già in atteggiamento scorretto, magari sono piegati o magari sì, sono braccio teso, ma sono tutti incurvati, quindi già la spalla e il gomito soffrono. Da qua l'esercizio è difficile, l'unico modo per riuscire a farlo è bararlo dalla partenza, e quindi tirano in fuori. Tirando in fuori
L'esercizio diventa un po' più semplice, ma ovviamente se è più semplice mi va a stressare maggiormente le strutture tendinee articolari, quindi alla lunga crea grossi problemi. Io vi parlo anche dalla mia esperienza pratica, io pratico tantissime trazioni, ho 37 anni, mi alleno da quando, meno male, ho 20 anni e in questi 17 anni non mi sono mai beccato un problema alla spalla o un problema al gomito, di qualsiasi natura. Fero, non sono un atleta agonista, quindi ci sta che non mi sia fatto male, ma considerando che la maggior parte di voi che guarda il video, il 99% non siete atleti agonisti, ma invece tantissimi vi siete fatti male, io a questo punto andrei a migliorare un po' l'esecuzione tecnica di queste trazioni e vi assicuro che avrete grandissimi giovamenti. Alcuni potrebbero dirmi: nel tuo video sei partito con una presa abbastanza stretta, è vero, perché come vi ho detto alzate le braccia e vedete qual è la vostra presa naturale, però lo posso eseguire, come vi faccio vedere in questi altri video, a presa strettissima e il gomito fa lo stesso movimento, ma posso utilizzare anche una presa ampia, larga, e il gomito fa lo stesso movimento e arrivo lo stesso a toccare la sbarra. Quindi non è tanto una questione di presa se tocco o meno la sbarra, è una questione di saper gestire bene il movimento. È un discorso di avere abbastanza forza per fare questo esercizio di trazioni alla sbarra ed è un discorso di mobilità. Nessuno vuole farvi diventare dei contorsionisti, ma se manca un giusto rapporto di allungamento articolare e poi di conseguenza di giusta contrazione, non riuscirete mai a far bene questo esercizio e nel corso dei mesi statene certo che potrebbero insorgere dei problemi. Quindi prevenire è meglio che curare, quindi curate la vostra tecnica e io vi assicuro che i problemi articolari, le infiammazioni staranno lontani da voi.